Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e si sta concludendo questo 2019 e sta per arrivare il 2020, quindi ultima rasatura dell'anno e oggi voglio utilizzare un prodotto che mi ha regalato Luca Esposito per Natale, che è il sapone Vitos, una nuova linea della Vitos che molti di voi conoscono già, in questo caso il Patchouli. Lui me ne ha regalati tre addirittura. Oggi usiamo il patchouli. Susan Darnell, non so cosa sia, se sia come dire, chi ha inventato la formula, non lo so adesso per dire. Comunque, ovviamente sono italiano, genovese. Infatti si legge che lo stabilimento è a Moconesi, in provincia di Genova. Non so se si legge, non credo. Eccolo qua. Il patchouli, fragranza storica, tradizionale, una delle basi della profumeria storica. Infatti lo abbineremo con una colonia al patchouli storica. Restando in tema appunto di tradizioni vintage, possiamo chiamare, no? Legando un po' le cose, ho rispolverato, ma non solo, anche ripulito e un po' rinfrescato questo bellissimo Gillette Fatboy del 1960, secondo trimestre, quindi F2. Vedete che l'ho lucidato con la pasta IOSSO, gli è venuta fuori una. Tra l'altro, io l'avevo già restaurato, ma ancora di più, in questo modo è rimasto quasi nuovo. Eccolo qua, il Fatboy della Gillette, 1960. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma un Gillette regolabile che si possa utilizzare tutti i giorni, ma questo è un. Chiaro, si deve trovare in buone condizioni come questo, è un rasoio, insomma, che ha fatto la storia. Fatboy. Non so se si vede appunto i dettagli. Restiamo in tema, diciamo, un po' vintage. Questa è la mia Astor, molto anni 70, Silver. Abbiniamola con questo Fatboy, che regoliamo. Allora, Fatboy va dall'1 al 9. Io lo regolerei a 6. Facciamo 6. 7, 6, ecco qua, vedete. Così almeno dall'1 al 9 facciamo una regolazione media, insomma. Non è particolarmente aggressivo come rasoio, quindi non 6 è una regolazione secondo me assolutamente gestibile. Andiamo a scartare, guardate che bella carta velina, noto. Prima armiamo il rasoio con Astor Silver. Rotella. Questi rasoi vanno sempre regolati ed aperti, con la farfalla della Gillette Vintage, eccolo qua. E guardate questa carta, questa è Astor, non so se si vede che ha il brand. Molto carina la carta velina che oggi non fanno più, credo. Allora, pennello, oggi avevo voglia di un mix, quindi siccome mi piace molto anche sulla pelle, questo è un maiale tasso di elettrocosmesi metallico di alluminio anodizzato. Eccolo qua, pesa tantissimo, bel peso. Però maneggevole, l'ho già usato tante volte, e anche un ottimo impatto con la pelle, che gli inglesi chiamano backbone. Allora, noi andiamo. Qualcuno mi ha fatto notare problemi di audio, ma strano, perché io in realtà utilizzo un normalissimo iPhone, non ho telecamera, non ho strumenti, quindi è sempre lo stesso l'audio, non so come mai non si sentisse bene, strano, io lo sentivo bene il mio video, però purtroppo non ho modo di regolarlo. Ecco qua, bagniamo un po' anche il pennello, quindi spero che questa volta si senta meglio. Apriamo il patchouli e con il maiale tasso andiamo a prelevare
una equa quantità di prodotto. Andiamo a mettere bene le setole che facciano il loro mestiere. Ecco qua. Allora, ciotola Rocco Contini, eccola qua. E iniziamo a vedere cosa succede senza mettere per un momento l'acqua. E succede che monta. Però chiaramente ci va l'acqua. Barba di 2 giorni, niente di che. Aggiunto un po' d'acqua. Assicuriamo bene la ciotola col pollice, così almeno non rischiamo nulla. Montaggio che subito si rivela efficace. Io lo voglio un po' più liquido, come voi sapete. Quindi metto un po' d'acqua, guardate qua. Bella crema che fa il vitos. Bene, applichiamolo. Fragranza intensa, eh? Ciuffo veramente eccezionale questo maiale tasto. Piacevole. Ecco qua, montaggio corretto direi, né troppo liquido né troppo solido. Per mettere nelle condizioni il nostro Gillette Vintage Fatboy del 60, con la metà sto di lavorare bene. Iniziamo dal pelo. Canta, e che è un buon segno. Regolata 6, eh? La datazione del rasoio è esatta perché per voi alcuni, forse tutti, o forse alcuni non sanno, a seconda della lettera per gli americani, no? Intendo dire. Stampata sul retro.
della testa, possiamo risalire all'anno di produzione e al trimestre anche. Quindi questo F2 vuol dire che mi F corrisponde al 60 come anno, il 2 i mesi di aprile, maggio, giugno, direi. Quindi non lo so, io prima di aprile. Questo io lo compravo, uno dei primi vintage che acquistai. E lo farei veramente poco, anche perché non aveva scatola nulla questo. Però tenuto benissimo. Oggi fa il boico, cosa giocavo. Chi lo volesse su eBay può sbizzarrirsi, non è che. Andiamo di obliquo. Guardate che bel montaggio il secondo. Senza aggiungere niente, solo bagnando il viso. Brava Vitos. Ma c'è il tallo o no? Vediamo un po'. Io non mi informo mai bene. Allora, acqua. Non mi sembra, non lo so. Un inci che non è, io non so leggere, ma non è molto ampio, quindi può darsi di no, non lo so. Però effettivamente, ottimo montaggio. Andiamo di per obliquo. Io lascio a 6, una buona via di mezzo tra efficacia e delicatezza, il 6. Permette una certa libertà di manovra senza. Dare l'impressione di essere in pericolo. Direi che anche l'obliquo è andato. Beh, non ci resta che il contropelo, anche qua stessa.
carica di sapone. Però voglio più liquido io, eh? E un po' d'acqua. Abbiamo insaponato, sciacquiamo il rasoio un secondo. E andiamo con le danze nel contropelo. Allora, passaggi lunghi e ben distesi, come sempre. Leggeri. Ecco qua. Vera baffi. Sto rifinendo, eh. Perfetto, sciacquiamo, acqua fredda sul viso, il risultato lo potete vedere anche voi. Direi che è perfetto, pulisco. Mettiamo un po' del nostro, ormai una tradizione, witch hazel astringente. Stringiamo un po' i pori. Anche perché non metterò un aftershave vero e proprio, ma una colonia. Ecco qua. Quindi paciuli, come suggeriva, io non so neanche distinguerli queste fragranze, amico Rocco Contini, uno dei migliori paciuli da sempre, storico, casa fondata nel 1875, eccolo qua, Leucris, Geoff Tramper, inglese, confezione che ricorda profumi vintage. Veramente elegante, questo. Qui siamo su livelli di elite. Alta profumeria. Eccoci qua. Allora, ricapitoliamo. Allora, il risultato è perfetto. Quindi abbiamo ottenuto una bellissima svarbata,
con dei prodotti interessanti. Partiamo dal rasoio. Questo è un grande classico, forse veramente, forse il grande classico della Gillette, il Fat Boy, quasi un mito. Un rasoio che nasce come popolare, che regolabile, meccanicamente impeccabile, funzionante perfettamente dopo, immaginatevi, quasi 60 anni. Quasi 60 anni. Perché del 60. Una vita. Quindi è incredibile pensarci, no? Senza nessun tipo di restauro meccanico, semplicemente pulendolo. Con una lametta da Astor che non mi ha fatto impazzire, greca, ma che comunque il suo lavoro l'ha fatto. Ho altri gusti, ma insomma, non posso lamentarmi. E vai nel cimitero della lametta. Sciacquo ancora il rasoio. Appunto mi hanno chiesto come fare quando si usa un rasoio una volta sola, ma io lo sciacquo bene e poi lo asciugo bene in ogni sua parte, sia da aperto, con delicatezza ovviamente, sia da aperto, piano piano, poi lo chiudo, che l'ha chiuso, in modo che sia il più asciutto assolutamente possibile e non vada incontro a fenomeni di ossidazione, anche nelle intercapedini. Senza esagerare, vi scotto un fioco, adesso non voglio esagerare, però un minimo, eccolo qua. Fat Boy Vintage 1960 F2. Il pennello, io lo adoro, questo maiale tasso, trovo che sia un ciuffo eccezionale perché appunto unisce veramente. Poi adesso questo è bello rodato. Le qualità del maiale, la sensazione sulla pelle del maiale, la facilità di montaggio del maiale con le caratteristiche della morbidezza del tasso. In questa versione di Extra Cosmesi, particolarissima perché è molto pesante, di alluminio anodizzato in blu, e mi piace, insomma, un pennello che uso spesso. Un bel pennellino. Vitos. Vitos si è lanciata in questa nuova linea di saponi, cavalcando una tendenza di questi mesi, di questi anni, cioè di produrre tanti saponi, insomma. Ne stanno uscendo tantissimi, secondo me fin troppi. Questo è ottimo, veramente ottimo come montaggio e come profumazione. Io l'ho trovato veramente ottimo. Monta subito, il montaggio è non, come dire, difficoltoso. E poi lascia anche una pelle morbida, insomma, un inci, come potete vedere, non esagerato. C'è anche l'istruzione dietro, ovviamente il prodotto italiano, lo produce questa Natural HPSRL, località Gallinara, Bocconesi, Genova. Prodotto veramente notevole, grazie a Luca che me l'ha regalato e grazie alla Vitus che l'ha prodotto. C'è da fare un ragionamento che poi faremo magari una volta sul discorso che io credo che sia un momento in cui vengono prodotti troppi saponi, cioè noi abbiamo in questo momento secondo me un mercato che sta un po' inflazionandoci al netto della qualità. Questo è un sapone di enorme qualità, io l'ho trovato veramente veramente ottimo, però il ragionamento che faccio io è: ma sentiamo il bisogno di tutti questi saponi nuovi? Questo è il discorso, tutti, e in per generale non faccio distinzioni, cioè dico ci sono quelli ottimi come questo qua e ci sono saponi che lasciano il tempo che trovano. Però la cronaca, ecco, diciamo, mettiamola così, la cronaca ci dice che stiamo vivendo un momento di inflazione di prodotti, in particolare saponi e nuova barba. Vedremo. Chiudiamo con... qui c'è poco da dire. Qui siamo... Altra profumeria, Eucris di Gav Tramper, chiaramente un prodotto, guardate anche la bellezza della confezione, quasi lugubre, quasi
Deco, forse no? Non so se sia Deco, forse non è Deco, mia moglie che insegna storia dell'arte mi farà un cazziatone se ho detto una stupidaggine. Comunque, effettivamente è un profumo storico e la confezione ricorda appunto vintage. Bene, tutto paciuri, così dice Rocco. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro di passare un ottimo fine anno e iniziare quello nuovo con un'energia rinnovata e vi auguro il meglio, insomma. Buona barba a tutti e buona domenica.